Sostieni la cultura. Basta un click su radioraccontiamoci.net. Entra nella nostra community. Radio Racconti dell'estate. Scritti da voi, letti da noi, ascoltati da tutti. info@radioraccontiamoci.net. Racconta la tua estate. Radio Raccontiamoci, i racconti dell'estate, ospita in questo podcast tre visioni, le ho chiamate io così perché lei non ne ha dato titolo, tre visioni dell'amore di Manuela Fagone. Sono tre visioni che riguardano l'amore per i figli, l'amore per l'amato che si incontra finalmente, l'amore per chi ci sa comprendere, l'amore che abbiamo dentro. Vi sono poi due considerazioni sulla vita da ascoltare e da cogliere come opportunità. Chiudete gli occhi e immaginate e godete dell'amore raccontato in questi racconti dell'estate di Manuela Fagone. Le mamme stringono le mani dei loro bimbi per un po' e i loro cuori per sempre. Tutto il supporto lo sento e mi dà speranza per affrontare le mie battaglie, sicurezza sul palcoscenico delle paure. Mi fa riflettere sulla tristezza, mi fa riconoscere che vale sempre la pena vivere la vita nonostante le sfide, gli smarrimenti e tutto ciò che non va. Guardami, mamma, guarda quello che sono. È solo grazie a te che ho capito che essere felice non è avere una vita perfetta, ma diventare attore della propria storia. Trovare e seminare amore in ogni angolo. Sentirsi amante della gioia in primavera e amica della saggezza negli inverni del cuore. Usare le lacrime per irrigare la tolleranza, la perdita per affinare la pazienza, gli errori per scolpire la propria serenità, il dolore per lapidare il piacere e gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Nonostante le mie mani le hai lasciate da un po' per guardare la tua creatura farcela e cavarsela, non smettere di prenderti cura di questo mio cuore, mamma, che per ogni giorno della vita regalerà e riserverà sempre a te un battito con tutto l'amore che tu mi hai insegnato e trasmesso, e non smetterà mai di amarti dello stesso tuo amore che riversi su di me. Amore, bene, follia! Che differenza c'è se un'emozione è capace di regalare un battito in più al cuore? E quel battito è vero, è vita, e allora tutto è più chiaro. Tutto assume un colore diverso e capisci che amare non è necessariamente farsi male e sofferenza, e non è troppo tardi per scommettere sull'amore. Pensa se ognuno di noi alla nascita fosse dotato di un navigatore sentimentale. Con destinazione finale il grande amore della vita, la persona giusta. C'è chi è fortunato e la trova presto, c'è chi invece sbaglia tante volte strada, si perde e alla fine perde anche le speranze. Poi a un certo punto sente una voce che gli dice: destinazione raggiunta. Ecco, questo è quello che mi è successo la prima volta che ti ho abbracciato. Ho sentito quella voce dire: destinazione raggiunta. E la sensazione unica e inconfondibile che ero arrivata a casa. La sensazione insostituibile e nuova per me di sentirmi così straordinariamente normale e non dover cercare più, non dover cercarmi più. La persona giusta non è un'alternativa e così tu diventi giusto per me, ma allo stesso tempo credo che giusta sia anche chi ti porterà sempre con sé. E così divento giusta anch'io per te, perché se ho una certezza, l'ho trovata nel tuo abbraccio. È che mai potrò fare a meno di darti quel pezzo di cuore mio dove vivi solo tu. Sento di dirti grazie per tutto questo e per questa meravigliosa parte di viaggio che mi hai concesso di fare insieme. Sei un tesoro per me. Sei un meraviglioso cuore. Grazie per questo infinito bene che sento per te e che dentro di te mi fa sentire a casa. Mi hai dato la gioia unica e speciale di farmi sentire giusta, normale. E dove non ci sono più parole, inizi tu.
e dove non c'è un senso e una ragione, c'è un'emozione vera e unica. Sei la ricompensa più bella e, quanto di più insensatamente giusto, la vita mi ha donato. È impossibile dimenticare chi ti si accosta, ti accarezza il cuore e ti fa vibrare in un'emozione nuova, bellissima, unica. Grazie a quell'emozione è possibile sentire di non valere meno di nessuno. È possibile sentirsi appagati, anche per quelli come me, che probabilmente la vita ha deciso di sfidare, quelli che portano i segni di una diversità e di conseguenza non si sentono mai all'altezza delle situazioni. Può esserci qualcuno che riesce, sa e vuole vedere te non per come appari, ma per la ricchezza che c'è nella profondità del tuo essere, e in mezzo a tante sceglierebbe sempre te e non ti cambierebbe, perché probabilmente la compatibilità è il richiamo più forte verso cui non si può né resistere né desistere. Capisci che due occhi che ti guardano dentro vedono molte più cose di quante ne possono vedere chi ti guarda solo fuori, e diventi bellissima per quegli occhi che sanno apprezzarti come nessuno sa fare. Anche tu, proprio tu, sei bellissima. Capisci che in fondo ciò che accomuna veramente tutti non è altro che la diversità. Perché siamo tutti così straordinariamente diversi l'uno con l'altro, che non c'è un peggiore o un migliore sulla base di niente, perché la sola verità è che ognuno è perfetto. Si voltano pagine nel libro della vita e capita di non avere il tempo o la voglia di rileggere. Però si sente dentro qualcosa che cambia, qualcosa che parla, qualcosa che si imprime. Come quando abbracci qualcuno e non ce la fai a smettere, perché lo sai che non starai bene in nessun altro posto al di fuori di quell'abbraccio. Come quando qualcuno ti tocca e tu crolli, nemmeno fossi un castello di carte. Come quando ti chiedono se va tutto bene, proprio quando va tutto male. Mica una cosa sola, mica una cosa alla volta, tutto. Come quando è domenica e ti vedi con qualcuno tanto per non guardarti dentro. Come quando fai un sogno bellissimo e poi ti svegli e capisci che non era vero niente. Come quando non ti amo più, ma tu invece ami ancora tanto. E sai e senti che non smetterai mai di amare. Come quando qualcosa ci mette troppo a finire e ti consuma il viso, le dita, gli occhi, i capelli, la bocca. Come quando prendi un caffè con qualcuno che ha rappresentato tanto e non ti ricordi più perché ti piaceva. Come quando ti senti invincibile e poi inciampi. Come quando un posto in cui ti sentivi a casa improvvisamente ti fa sentire a disagio. Come quando a gennaio fa talmente freddo che quasi stenti a ricordare quanto può essere caldo e cocente il sole di agosto. Facciamo di tutto per cercare l'occasione della nostra vita e non ci rendiamo conto che ogni giorno è un'occasione e ogni giorno che scorre porta con sé un po' di noi e che siamo pezzi di infinito, ed è in noi stessi che c'è una meravigliosa opportunità, l'opportunità di sentirsi giusti, comunque sia, perché nessuno è sbagliato, ma tutti possiamo sbagliare e anche rimediare, e poi l'opportunità di provare, aprire sempre piuttosto che chiudere, aprire porte, strade, case, libri, menti e cuori. Quando è tutto aperto, che ogni cosa circola meglio, noi circoliamo meglio, senza vincoli e barriere, e si respira meglio, si respira vita. Cosa rimane dei frammenti di felicità se non la ricchezza di possederli ancora e per sempre nello scrigno dei ricordi? È vero che la felicità è un attimo e un attimo va subito via, ma rimane lo strascico di ogni attimo, fosse pure uno soltanto, e quello serve a lasciare l'energia, l'entusiasmo, la positività, l'incanto e la magia della felicità.
Sostieni la cultura. Basta un click su radioraccontiamoci.net. Entra nella nostra community.